Ti sei mai chiesto come sarebbe stata la tua vita se fossi vissuto centinaia di anni fa? Meglio ancora, ti sei mai chiesto come saresti stato se avessi vissuto una vita passata? Per esempio, molte culture e religioni in tutto il mondo credono nell'idea della reincarnazione, in cui il tuo spirito e la tua essenza vengono messi dentro un altro essere vivente dopo la tua morte. Potresti essere nato come un uccello nell'anno 1750, per poi rinascere come umano nell'anno 1950. È un'idea bizzarra da pensare, ma molte persone credono che questo sia vero. Ci sono state molte storie di reincarnazioni condivise nel corso degli anni, e il video di oggi è diverso. Questa donna sostiene di aver vissuto una vita completamente diversa più di 150 anni fa. Le sue storie potrebbero davvero essere vere? Decidete voi stessi. Ma prima di iniziare, assicurati di premere il pulsante mi piace e di attivare la campanella di notifica per altri video. Il curioso caso di Bradley Murphy. Nel 1952, una donna di nome Virginia Tighe viveva a Pueblo, Colorado, negli Stati Uniti. Viveva una vita relativamente normale, e alla fine si innamorò di un uomo d'affari e ipnotizzatore dilettante di nome Murray Bernstein. I due andavano d'accordo, ma Murray voleva portare la loro relazione a livello successivo. Tuttavia, non nel modo che ci si potrebbe aspettare. Murray voleva usare il suo talento per mettere Virginia sotto ipnosi, per vedere quali informazioni potevano essere nascoste nel suo subconscio. Virginia accettò, ed era ansiosa di iniziare. Nessuno dei due avrebbe potuto prevedere ciò che sarebbe venuto dopo, poiché Virginia avrebbe presto rivelato informazioni che avrebbero cambiato entrambe le loro vite per sempre. Dopo essere caduta in un profondo stato di ipnosi, Virginia affermò che il suo nome non era infatti Virginia. Invece insistette che il suo nome era Bradley Murphy. Per rendere le cose ancora più interessanti, aveva iniziato a parlare con un accento irlandese, qualcosa che Virginia non aveva mai fatto. Virginia, come si sarebbe scoperto, non aveva mai nemmeno visitato l'Irlanda prima. Da qui in poi le cose sarebbero diventate solo più strane. Durante la loro sessione, Virginia, ora conosciuta come Bradley, cominciò a raccontare storie della sua vita. Murray avrebbe presto imparato che Bradley era nata nell'anno 1798 e viveva a Cork, in Irlanda. Mentre era sotto ipnosi, cominciò persino a cantare canzoni irlandesi e a raccontare storie popolari irlandesi. Avrebbe anche raccontato a Murray della sua famiglia, che era protestante e viveva nel centro della città di Cork. Le sue storie iniziarono con Bradley all'età di 8 anni, nell'anno 1806. Raccontava della casa della sua famiglia e diceva che era la figlia di un uomo chiamato Duncan Murphy. Duncan era un avvocato che aveva sposato una donna di nome Kathleen. Lei crebbe in una normale famiglia del 1800 e alla fine sposò un avvocato quando aveva solo 17 anni. Il nome di questo suo nuovo marito era Sean Brian McCarthy e dopo il loro matrimonio i due si trasferirono insieme a Belfast. Raccontando la storia dal punto di vista di Virginia, Virginia spiegò che Bradley incontrò un destino terribile dopo essere caduta e aver perso la vita. Virginia spiegò come fu in grado di assistere al funerale di Bradley mentre era sotto ipnosi e diede anche dettagli specifici su come si svolse il funerale, su come appariva la sua lapide e sullo stato della vita della sua famiglia dopo la sua morte. Ha affermato che dopo il decesso, la sua morte non ha portato né dolore né felicità. Invece lo spirito di Bradley fu messo in Virginia in modo che potesse riprendere a vivere. Bradley sarebbe rinata come Virginia circa 59 anni dopo, questa volta crescendo in America. Quando Virginia finalmente uscì dall'ipnosi e ricominciò a parlare normalmente, Murray la informò di tutto ciò che lei gli aveva rivelato. Quando lei ne parlò, spiegò che non aveva idea di come avrebbe potuto ricordare una storia così incredibilmente strana. Confermò che non era mai stata in Irlanda, né era in grado di parlare con un accento irlandese accurato. Virginia era nata e cresciuta nel Midwest degli Stati Uniti nel 1923. Quindi nessuno poteva spiegare come fosse in grado di condividere una storia così fantastica. La storia di Bradley non fu mai completamente rivelata né indagata fino a quando Murray Bernstein decise di prendere le storie che Virginia gli aveva presumibilmente raccontato e riscriverle in un libro che sarebbe uscito poco tempo dopo. Il libro, intitolato The Search for Bradley Murphy, sarebbe diventato rapidamente un bestseller, poiché tutti furono presi alla sprovvista dalle selvagge affermazioni di Virginia.
Fu a questo punto che i ricercatori iniziarono a scavare negli archivi storici dell'Irlanda per cercare di mettere insieme la storia di Bradley Murphy. Fu a questo punto che gli esperti cominciarono a dubitare che la storia fosse vera, perché non erano in grado di verificare una sola parola di ciò che Virginia aveva detto loro. Per esempio, Virginia sostiene che Bradley è nata a Cork il 20 dicembre 1798. Se questo fosse vero, allora sicuramente ci sarebbe un registro della sua nascita da trovare in Irlanda. Tuttavia, non sono mai stati trovati tali registri. Mentre questo potrebbe essere facilmente spiegato dal fatto che i documenti sono stati smarriti, distrutti o non sono mai stati catalogati, il dettaglio successivo è un po' più difficile da spiegare. I ricercatori cominciarono a concentrarsi su quella casa in cui Bradley sosteneva di aver vissuto. Lei si riferiva alla sua casa come The Meadow. Tuttavia, ancora una volta, quando i ricercatori hanno cercato di confermare la sua storia, non hanno avuto risposte. Secondo la storia di Bradley, The Meadow sarebbe stato un piccolo insieme di case situate appena fuori Cork, ma non c'era nessuna registrazione di una tale comunità mai esistita vicino a Cork. Se questo non fosse abbastanza, Bradley aveva anche descritto la sua casa come fatta di legno. Tuttavia, in questo periodo della storia inglese, quasi ogni casa sarebbe stata fatta di mattoni o pietra, in quanto molto più durevole. Alcune di queste case sono rimaste in piedi fino ad oggi. Una prova ancora più schiacciante è stata trovata quando i ricercatori hanno scoperto che Bradley non sapeva nemmeno pronunciare correttamente il nome del suo presunto marito. Invece preferiva chiamarlo con il suo secondo nome, Brian. Questo nome era lo stesso secondo nome che aveva anche il suo attuale marito. Per farla semplice, le cose non stavano andando bene per Virginia e la sua storia si stava lentamente sgretolando davanti ai suoi occhi. Fu a questo punto che i ricercatori misero da parte la storia di Bradley e iniziarono invece a cercare nella storia di Virginia per capire meglio da dove fosse venuta e come avesse potuto inventare una storia così incredibile. Nel libro Murray sosteneva che Virginia era stata cresciuta dallo zio norvegese e da sua moglie. Anche se questo era in parte vero, egli ometteva di menzionare un dettaglio chiave. Come si sarebbe scoperto, Virginia aveva vissuto con i suoi genitori naturali da quando era nata fino all'età di 3 anni. Come i ricercatori impararono presto, i suoi genitori erano in parte irlandesi, il che significa che c'è una grande possibilità che i suoi genitori abbiano parlato con un accento irlandese, spiegando come Virginia fosse in grado di imitarlo così bene. Tuttavia non possiamo dare la colpa di tutto questo a Virginia e sostenere che stava semplicemente mentendo. Infatti c'è una spiegazione ragionevole per tutto questo, che potrebbe mettere a tacere questo caso e liberare sia Virginia che Murray da ogni responsabilità nella falsa storia. Quando i ricercatori hanno continuato a scavare più a fondo nell'infanzia di Virginia, hanno scoperto qualcosa di rivoluzionario. Quando era molto piccola, è cresciuta in una casa che si trovava proprio di fronte ad una giovane donna che si chiamava Bradley Murphy Corkell. Se non avete ancora messo insieme i pezzi, questo spiega facilmente da dove viene il nome Bradley Murphy e spiega anche come la città di Cork sia finita nella sua storia. Uno psicologo intervistò Virginia e scoprì che uno dei suoi amici d'infanzia condivideva una storia che era stranamente simile a quella che Virginia aveva condiviso su Bradley. Tuttavia lo psicologo non aveva motivo di credere che Virginia avesse mentito mentre era sotto ipnosi. Invece sentiva come se ci fosse una possibilità che il suo cervello subconscio avesse semplicemente inventato la storia per conto suo e Virginia avesse semplicemente riferito ciò che la sua mente aveva creato per lei. Quindi non ci sono prove che Virginia e Murray stessero mentendo. Invece sembra che sia stato tutto un semplice malinteso. Come risultato di tutto questo, Murray finì per abbandonare il suo hobby dell'ipnosi. Per lui questo dimostrò che le storie che venivano rivelate attraverso questa tecnica erano inaffidabili e a sua volta la professione non lo avrebbe portato in nessun posto significativo. Il caso di Bradley Murphy fu finalmente risolto. Il veterano di 4 anni. Edward Austrian era un bambino molto interessante con una vivida memoria della sua vita passata. Da quando era molto piccolo, circa 4 anni, cominciò a lamentarsi con sua madre per un mal di gola. Intorno a questo stesso periodo, cominciò a raccontare storie sulla sua vita passata e sostenne di essere stato un veterano della Prima Guerra Mondiale. Questo ovviamente non era possibile, poiché il ragazzo era stato su questa terra solo una manciata di anni.
anche se i suoi genitori e i medici ovviamente non credevano alla sua storia di essere un veterano di guerra, non potevano fare a meno di chiedersi come facesse a sapere così tanto sulla guerra, quando sapeva appena parlare. Per rendere le cose ancora più interessanti, se era un giorno umido o piovoso, il dolore alla gola peggiorava molto. Sua madre lo aveva portato dal medico in diverse occasioni, ma nessuno riusciva a capire cosa stesse succedendo. Nel tentativo di aiutare il ragazzo ad avere un po' di sollievo, i medici decisero che sarebbe stato meglio rimuovere le sue tonsille, nella speranza che questo avrebbe eliminato il dolore. Ma questo non ha funzionato, e in realtà ha avuto l'effetto opposto. Dopo aver rimosso le tonsille, il dolore sembrava essere peggiorato. Ma ora c'era un problema complesso. Non solo gli faceva male la gola, ma i medici notarono subito che una cista aveva cominciato a svilupparsi nella parte posteriore della sua gola. È interessante notare che coloro che erano vicini al ragazzo affermavano che quando parlava della sua precedente vita da soldato, la cista diventava sempre più piccola. Tuttavia, se non gli veniva permesso di parlare della sua presunta vita passata, la cista si ingrandiva di nuovo e gli causava un gran dolore. In verità non abbiamo idea se la storia di Edward Austrian sia vera o meno. In realtà l'unica persona che sa se la storia è vera o falsa è lui stesso, e insiste che la storia è reale come l'ha raccontata. Nonno bambino. Un giovane ragazzo di nome Gus Taylor ha condiviso una storia a cui la sua famiglia quasi non poteva credere. Fin da piccolo aveva affermato di essere di fatto suo nonno. Quando aveva solo 18 mesi, era stato in grado di riferire ai suoi genitori che si sentiva come se avesse vissuto una vita precedente. La vita di suo nonno. Ovviamente i bambini piccoli amano inventare storie e condividerle con la famiglia e gli amici. Tuttavia le storie che Gus aveva iniziato a condividere erano più reali di quanto ci si potesse aspettare. Come si è scoperto, il nonno di Gus era morto appena un anno prima che Gus nascesse. Tuttavia, sembra che Gus ne fosse già a conoscenza. Nessuno della sua famiglia aveva avuto bisogno di rivelarglielo. Gus sentiva di conoscere molto bene suo nonno e condivideva dettagli della sua vita che solo chi gli era vicino avrebbe potuto conoscere. Senza averlo mai incontrato di persona, Gus era in grado di indicare suo nonno nelle foto di famiglia e condividere storie su di lui senza nemmeno pensarci. Tuttavia la storia di suo nonno e della sua presunta vita passata sarebbe diventata ancora più inquietante. Il nonno di Gus aveva una sorella che aveva perso la vita in un modo molto inquietante. Nessuno ne parlò a Gus, perché temevano che fosse troppo giovane per ricevere questo tipo di informazioni. Ma un giorno Gus rivelò alla sua famiglia che sapeva già cosa era successo alla sorella del nonno. La storia che raccontò era accurata fin nei minimi dettagli. Gus parlava addirittura della sorella del nonno come se la conoscesse a livello personale. La sua famiglia ovviamente gli chiese di rivelare come faceva a sapere tutto questo. Disse loro che quando morì nella sua vita precedente, gli fu dato un biglietto. Fu in grado di consegnare questo biglietto e tornare nel mondo dei vivi, e lui accettò l'offerta. Poi rinacque come Gus Taylor, suo nipote. La storia sembra troppo da credere, ma si presume che sia completamente vera. Grazie mille per aver guardato. Se ti è piaciuto questo video e vuoi vederne altri simili, assicurati di premere il pulsante mi piace e di attivare la campanella di notifica per rimanere aggiornato su tutti i nostri futuri upload.